ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi faccio il video sulla mia collezione di scarpe. Da quando ho fatto queste due scarpiere fatte su misura, ve le ho fatte vedere in tantissime. Mi avete chiesto, fai il video sulle scarpe, fai il video sulle tue scarpe, eccetera eccetera. E quindi oggi lo farò, anche se non avrei mai pensato di fare questo video, perché non mi sono mai ritenuta una appassionata di scarpe. Anche se qualche cosina di carino qua e là l'ho comprato, perché forse ultimamente sto diventando più appassionata di scarpe, devo dire. Sono sempre stata più fissata con le borse, ultimamente invece sto iniziando, mio malgrado, purtroppo per il mio portafoglio, ad appassionarmi anche un po' di più alle scarpe. Quindi non credo di avere una collezione pazzesca di scarpe, sinceramente, però visto che mi avete chiesto così in tanto di fare questo video, lo aspettate, oggi lo faremo. Quindi adesso prenderò la videocamera, vi porto di là e vi faccio vedere tutte le mie scarpe. Eccoci qua, come avete visto nell'home tour ho fatto fare queste due specchiere barra scarpiere su misura, quindi sono delle porte gigantesche con degli specchi, sono due qua e due là. Ovviamente vi farò vedere tutto il contenuto di tutto quanto. Ringrazio il mio speciale cameraman Tomas, che sta dietro le quinte. Ciao ragazzi. Ok, iniziamo dall'alto. Allora, l'ultimo piano è difficile da raggiungere, quindi ci ho messo le scatole delle varie scarpe. Ci sono alcune scatole delle Louboutin, Dior, Valentino, e questa è la scatola di Jimmy Choo. Queste sono delle décolleté di Fornarina, di quando ho lavorato con Fornarina. E se vi chiedete che numero ho il 40 di piede, a volte 39, a volte 41, dipende. Quindi queste Fornarina sono molto carine in pelle, sono di un arancio, rosso aranciato con la pelle bianca e nera. Poi ci sono queste che ho preso invece su ASOS, compro molto molto spesso i vestiti su ASOS e ultimamente ho fatto un paio di acquisti anche per quanto riguarda le scarpe. Avevo bisogno di un paio di décolleté rosse, queste mi piacciono perché hanno questa plastichetta trasparente ai lati, sapete che sta andando un sacco di moda adesso, tipo si vedono anche stivali tutti così plasticati, trasparenti. Io ho trovato le décolleté su ASOS, le ho pagate anche poco perché erano scontate. Questo invece è un paio di stivaletti di Gucci, una delle poche robe interessanti trovate a Trieste, e sono appunto semplicissimi con il tacco a spillo, sono anche molto comodi stranamente. Ci ho fatto fare la suola, una cosa che consiglio a tutti di fare è fare sempre una suola in gomma, perché così non rischiate di ammazzarvi e di cadere perché non si scivola, ma poi si conserva anche molto molto meglio la calzatura. E questi appunto stivaletti di Gucci hanno la punta con le borchie dorate. Poi ci sono queste le ho prese da Zara, ancora ad Amsterdam, e sono sempre delle décolleté ma hanno un po' di plateau. Non amo particolarmente il plateau, se infatti non vedrete scarpe con il plateau, sono più comode ma le detesto, cioè sono proprio l'anti-eleganza, almeno io davvero, cioè non le posso vedere. Poi magari a qualcuno stanno bene, io sono comunque già alta di mio e non me le vedo bene, mi sento tipo Frankenstein con il plateau. Quindi questa è praticamente l'unica scarpa con il plateau che ho, ed è anche basso. Poi qui ci sono un paio di sandaletti di Shinside, ora credo si chiamino solo Shein. Avevo lavorato con loro tempo fa e quindi sì, sono dei semplicissimi sandaletti con un po' di tacco, sono anche molto carini, devo dire, molto versatili. Poi questi invece sono dei sandali dorati Steve Madden, anche questi erano di una collaborazione, mi sono stati inviati ma li ho scelti io ed ho fatto un'ottima scelta. Ah, tra l'altro ho trovato i cosi della Scholl che avevo perso, adesso so dove sono, bene, e questi sono anche molto molto belli, devo dire, ho fatto un'ottima scelta, anche se li ho ordinati via internet perché sono fichissimi. Anche questi, se non sbaglio, sono di... ah no, questi li ho presi su ASOS, invece mi stavo sbagliando, pensavo fossero Shinside anche questi. Ci sono alcuni peli di Denver, che è qua il colpevole, e sono, li ho presi su ASOS. Poi ci sono questi, sono degli stivaletti, sono molto molto bassi, arrivano praticamente appena sopra la caviglia, anche questi hanno un po' di plateau, infatti li indosso praticamente mai. Li ho presi anche questi, credo, ad Amsterdam, e sono di H&M. Poi queste sono tra le mie preferite perché sono di Valentino e voglio assolutamente prendere anche le ballerine di questa linea. Queste sono le classiche décolleté, sono un po' bianche perché ci ho camminato... ho camminato su della strada sterrata, cioè io, immaginate me che sulla strada sterrata vado con le Valentino, solo io. Ebbene, però le adoro, stanno molto molto bene con la mia borsa Valentino che ho rosa, così stesse borchie. Amo, amo queste scarpe, voglio prenderne altre di altri colori e
non solo le décolleté ma anche le ballerine. Poi qui ci sono altre décolleté, queste sono di Fornarina, sono un po' particolari perché hanno questo taglio zigzagato così, anche queste erano di quando ho collaborato con Fornarina. Poi ci sono queste, allora queste le amo, ho sia la borsa che la maglia con cui l'abbino e sono di questo bellissimo blu scamosciato. È un blu elettrico, direi, le ho prese da motivi proprio perché cercavo un paio di scarpe. Questo modello mi piace che siano aperte qui. Cercavo un paio di scarpe in questo colore, le ho trovate da motivi. E poi queste le ho prese l'anno scorso. E poi ci sono queste che sono simili a quest'altre, anzi praticamente lo stesso modello, sempre di Fornarina, di quando ho lavorato con Fornarina. Queste però sono rosa, molto molto belle anche queste, devo dire. Non so se Fornarina le fa ancora simili, ma sono molto carine. Poi ecco, questi sono i classici stivali che io non indosso mai perché mi ricordano Frankenstein. Questi li avevo presi ad Amsterdam, ma era tipo il periodo in cui iniziavo ad indossare. No, non le ho prese ad Amsterdam, queste sono Blocco 31 ed erano per una collaborazione, ma stavo appena iniziando ad indossare le scarpe con il tacco, però non mi ci vedo particolarmente bene perché hanno il plateau, anche se in realtà sono di ottima qualità, sono comodi, sono anche molto belli. Poi arriviamo forse al mio paio di scarpe preferito in assoluto, sono tipo nella top 10. Queste sono le mie décolleté Louboutin. Come sapete ero indecisa tra queste già le conoscete, ero indecisa tra queste e le classiche décolleté, queste sono le Suzanne ed ero indecisa tra le Pigalle, se non sbaglio le Suzanne, poi ho optato per queste perché sono un po' più particolari, mentre le altre le hanno un po' tutti. E hanno sì la classica suola rossa, anche qui io le ho portate a fare la suola di gomma. E sì, queste le ho prese a Cortina, le amo alla follia, sono veramente nella mia top, anche top 5 direi. Poi qui c'è un altro paio di Louboutin, anche queste suola rossa, anche qui le ho portate a rifare dal calzolaio. Sono multicolor, non piacciono a nessuno, così almeno mi avete detto su Instagram. A me invece piacciono tantissimo e le ho indossate anche moltissimo quest'inverno, e sono i classici stivaletti Louboutin, ma hanno questa copertura che si può anche togliere volendo, un po' più particolari, un po' più così, un po' più strani, e ripeto, a me piacciono un sacco. Poi qui ci sono i miei stivali al ginocchio, questi li ho usati, cioè davvero tantissimo, e sono i miei stivali al ginocchio Steve Madden. Steve Madden è un marchio che non so se si trova in Italia, ad Amsterdam avevo tipo due o tre negozi, è un marchio che io consiglio sempre perché non costa tantissimo, ovviamente non sono low cost, però non costa tantissimo ma ha una qualità molto molto alta e si trova di tutto veramente, e io quindi ho preso questi stivali al ginocchio lì. Poi qua sotto vedete ci sono soltanto praticamente sandali che non vedo l'ora di poter riutilizzare nella bella stagione. Questi dorati, anche questi sono dorati, questi sono nuovi, non li ho mai messi, Zara, e li avevo trovati in super sconto. Poi ci sono questi di Ralph Lauren, questi li ho trovati in un super saldo in Dalmazia, in Croazia, quando siamo stati in crociera, e sono fantastici, sono Ralph Lauren, hanno soltanto questa stringhetta rossa in pelle, sono anche molto molto freschi. Poi ci sono questi, poi qui ci sono un altro paio di sandaletti neri, super super basic. Poi qui ci sono altre ballerine, anche queste sono Steve Madden, molto belle queste, in pelle marrone con le borchiette dorate, le avevo anche nere, ma non so dove siano finite, forse le ho fatte fuori. Poi qui ci sono, vabbè, queste me le hanno mangiate i gatti praticamente, infatti credo di non indossarle praticamente mai perché sono rovinatissime, ma anche queste le avevo prese da Zara. Altre ballerine, queste di H&M, e poi qui ci sono le mie, queste anche rientrano nella top 5 delle mie scarpe preferite perché queste sono le mie ballerine Chanel. Ho fatto molta fatica a trovarle, sono parte di un'edizione limitata e sono bianche con la punta nera, un altro paio di ballerine Chanel che devono essere nell'altro armadio, ma amo queste ballerine, sto molto molto attenta a non rovinarle perché sono non introvabili ma sono difficili da trovare, specialmente nel mio numero, e hanno una linea, un comfort pazzesco. Poi qua sotto c'è un paio di stivali, questi sono di
H&M, ma devo dire che come qualità mi hanno sorpreso, perché sono pazzeschi, cioè sono molto molto resistenti, ottimi, li ho usati a Amsterdam, in bici, sotto la pioggia, e sono anche molto comodi. E anche questi, poi qui invece ci sono i miei due stivali a coscia, perché arrivano fino a sopra al ginocchio e sono entrambi di Stuart Weitzman. Questi stivali sono sì molto costosi, ma vi garantisco che la sentite la differenza rispetto ad altri stivali, perché non cadono, stanno bene, vestono bene, sono stretchy. E questi sono quelli grigi e poi ho anche quelli neri. Questi sono Highland, questi grigi, mentre questi neri sono, non mi ricordo il nome del modello, ma sono ancora più alti, sono super eleganti, super super fighi veramente questi. Se non siete altissime come me potete prendere solo gli Highland, io ho preso questi perché gli Highland a malapena vanno sopra il mio ginocchio perché sono 1,77, anche questi sono fenomenali. Lo so che Stuart Weitzman è un brand tra i più cari, ma vi garantisco che la differenza si sente e io amo i miei stivali Stuart Weitzman, li adoro, voglio prenderli uguali a questi neri ma anche bassi, piatti, ma credo il prossimo anno, perché adesso stivali fa un po' troppo caldo per indossarli. Qua sotto ci sono altre ballerine, queste sono le mie mouse flats, che sono proprio dei topolini con i baffetti, gli occhi e le orecchie, e sono di Marc Jacobs. Queste hanno una suola comodissima e sono proprio comode, sono belle e comode. Sotto invece ci sono solo stivali alti tipo al polpaccio, in due in pelle marrone, uno sconciato nero e altri due neri. Questi hanno un tacco mentre gli altri no. Ok, vi ho fatto vedere il primo armadio, la prima scarpiera completa, adesso passiamo all'altra. Anche qua, come vedete sopra, ci sono le scatole di varie scarpe Gucci, poi ci sono le dust bag di Louboutin che uso un po' per tutte le scarpe quando viaggio. Qui sotto invece mi è invaso lo spazio Tomas, ma devo dire che queste non sono tutte le scarpe che ha, forse saranno un decimo delle scarpe che ha. Tu non ridere là dietro, perché sono tutte nella sua casa di famiglia, in realtà se ne portate giù soltanto un paio. Piano piano andremo a beccarci anche questo spazio, poi vedremo come dovremo fare, dovremo creare un'altra scarpiera. E qui invece iniziano le mie, queste ve le faccio vedere, sono Dior, sono le mie uniche scarpe Dior, almeno per il momento, e sono anche queste delle décolleté, sono tutte lucide con questa fibbietta davanti, spero si dica fibbia anche in italiano, non solo in triestino, hanno questo fiocco e sono tutte in pelle laccata e c'è lo stemma Christian Dior e dietro il tacco è marrone. Anche qui mi raccomando, anche qui ho messo la suola, molto molto importante. Poi sembra che io sia un calzolaio che sta facendo pubblicità alle suole in gomma. Poi qui, allora, queste sono state tipo penso le mie prime décolleté semplici, non hanno particolarità, ma le ho prese anni e anni fa, credo anche queste ad Amsterdam, e sono di mango, sono semplici décolleté nere lucide. Poi ci sono queste che ho comprato ad Amsterdam, sono di Hugo Boss. Queste mi piacciono perché sono sì semplici, ma dietro hanno questo dettaglio con le perline e sono molto particolari e mi sono piaciute subito ed ho avuto veramente fortuna a trovarle, perché era tipo l'ultimo paio rimasto ed era il mio numero, quindi cosa rarissima, rarissima, mai successo. Poi qui invece c'è il mio primo paio ed unico per ora di Jimmy Choo. Queste le ho prese online dal sito di Jimmy Choo, se non sbaglio, forse su Luisa via Roma, non sono certa. Vestono molto piccole quelle di Jimmy Choo, infatti qui ho il 41, di solito 39,5-40. Queste mi sono piaciute assolutamente subito perché sono rosse, sono in pelle scamosciata, sono sì molto delicate ma anche molto belle ed hanno anche queste sempre lo stesso tacco. Queste invece sono di Zara ed è un paio di stivaletti, sono molto semplici, sono simili ad altri che ho, forse per questo non li ho usati, comunque sono di Zara. Questo invece è un paio di scarpe che ho usato molto e mi ricordo la prima volta che le ho indossate ero a Dubai per l'evento Brown. E sono, sì, appunto di Zara, in questo colore lime, avevano fatto una collezione con un sacco di robine di questo colore, quindi ci avevo abbinato anche un top, e sì, sono
così molto semplici, si allacciano alla caviglia. Mi è piaciuto subito il colore di queste scarpe, una cosa più particolare che non avevo. Poi questi sono una new entry e sono un paio di stivaletti, direi di un colore taupe, anche questi sempre lo stesso tacco. Sì, semplici in pelle ma molto carini. Poi ci sono questi, non so dove li ho presi, questi ce l'ho da un po', da Invito, credo anche questi fossero di una collaborazione, sono... Ah no, credo di averli presi ad Amsterdam io, questi li avevo presi io. E poi qua sotto, allora, queste sono un'altra new entry, queste le ho prese sempre da ASOS, stanno dando un sacco adesso così le scarpe che si coprono, che ti coprono la caviglia ma hanno il tallone aperto e anche la punta, molto molto belle queste, non vedo l'ora di indossarle, ma per adesso ho fatto troppo freddo, quindi, ma sono molto carine. Poi ho preso queste, credo di averle prese l'anno scorso, queste sono Steve Madden, come vi dicevo Steve Madden, super super rapporto qualità prezzo, e queste credo di averle prese a Los Angeles, sì, le ho prese a Los Angeles sicuramente. E poi qui ci sono queste che sono simili un po' forse a quelle nude, ma queste sono di un marroncino caldo scamosciato, hanno tutte queste cinghiette, sono molto Coachella queste, simile il tacco alle altre, anche queste coprono la caviglia ma hanno la punta aperta. Poi ci sono questi, sono degli stivaletti che mi avevano spedito da Cinti quando ho lavorato con loro, sono molto semplici in pelle, molto resistenti, ottima qualità e hanno tutte queste borchiette dorate. E poi qui ci sono queste décolleté Gucci, ah no, pensavo avessero le labbra solo da una parte, invece sono da entrambe, mi sono piaciute subito, questo dettaglio le rende giovane, giovani, fresca, insomma avete capito quello che intendo dire, non sono le classiche décolleté, sono di questa collezione se non sbaglio, credo di averle prese quest'inverno, mi sono piaciute subito, sono molto molto carine e queste le ho prese a Roma nella boutique Gucci. Poi qui c'è un altro paio di scarpe Gucci, queste sono le famose scarpe Luigi XIV che in realtà voglio dare via per prendere un altro paio sempre di Gucci ma diverse, ho messo anche gli occhi su un paio di Valentino molto carine, però appunto queste anche le ho prese lo scorso inverno, quindi sono super super attuali e sono molto belle ma difficili da abbinare, difficili da portare, per questo che voglio darle via per un paio che magari uso di più. Poi qui c'è un altro paio di stivali, queste le ho indossate poco, le ho prese da Sasha ad Amsterdam. Sono strane, non mi piace tantissimo il tacco che hanno, ma le ho messe appunto su solo un paio di volte. E poi qui invece ci sono le mie décolleté, anche queste le ho prese online, e sono delle décolleté nude molto molto belle, avevo bisogno assolutamente di un paio di décolleté nude e quindi ho preso queste, sono laccate, mi sono piaciute subito, ma ho messo gli occhi su un paio di Louboutin molto simili, sempre nude, forse un po' più rosate. Quindi vedremo. Qui sotto, come vedete, ci sono allora un paio di ballerine, queste le ho prese sempre da H&M, poi un paio di stivaletti bordeaux, anche questi presi su ASOS, poi c'è un altro paio di stivaletti, questi hanno delle borchie ai lati, non mi ricordo dove l'ho presi, ma sono passati secoli, ma sono comunque di ottima qualità. E poi ci sono questi stivaletti molto invernali, questi li avevo presi a Trieste da Cool Way, ottimo marchio, sono carine le cose di questo marchio. Poi qui ci sono le espadrillas di Agilis, queste mi sono state inviate, qui è passato Gatto Denver, Gatta Stellina che mi ha lasciato il segno, grazie mille, però sono molto carine le espadrille, sono molto belle, voglio prendere anche quelle Chanel, sono nere, tutte trapuntate, quindi sono leggermente trasparenti perché si vede un po' sotto il piede. Poi altre ballerine, come vedete queste sono di questo color cammello, prese da H&M, queste sono anche queste di H&M, molto carine, glitterate con la punta laccata. Poi queste invece sono altre ballerine di Chanel, queste sono tutte trapuntate, un po' come la borsa famosissima di Chanel, e in punta hanno sempre il logo con il fiocchetto. Queste sono stra usate, le ho usate un sacco, e anche da qua, come vedete, è passato un gatto naturalmente, però sì, non le tengo molto bene come le altre, sono le ho usate molto molto di più queste, ma sono fantastiche, adoro le mie ballerine Chanel. E poi qua sotto, vabbè, ci sono queste ballerine che
da Forever 21 le ho prese, secoli secoli fa, sono leopardate ma sono carine a volte. E poi invece là sotto in basso ci sono le mie sneakers, ne ho pochissime ma ultimamente è solo tipo da un anno che mi ha presa la fissa delle sneakers, quindi aspettatevi che la mia collezione di sneakers si ampi molto molto in fretta. Qui ci sono le All Star, niente di speciale, le conosciamo tutti, le Converse. Poi queste le avevo prese tipo per andare in palestra, poi non ci sono mai stata, quindi sono nuove. E poi qui ci sono le mie Adidas Superstar, insomma le hanno tutti queste scarpe, quindi mi sto un po' pentendo di averle prese. E poi qui ci sono invece le sneakers tipo All Star, ma sono... sì, sono di Fred Perry. E anche qua vi ho fatto vedere tutto, 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 proprio assolutamente. Quindi adesso finalmente avete visto la mia collezione di scarpe, che appunto si sta ampliando a dismisura. Quindi dovremo creare altre scarpiere, credo. E niente, questo è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video. Bacio, e alla prossima. Ciao!